Il laboratorio di tossicologia forense dell'Università di Catania ha notato un taglio imprevedibile, a volte palesemente errato, così si legge nel loro comunicato, nelle dosi di cocaina in circolazione da quest'estate nella Sicilia orientale. Ulteriori analisi sono ancora in corso per determinare l'eventuale presenza di sostanze pericolose. Tra l'altro, sempre quest'estate, nella stessa zona ed in particolare nella provincia di Siracusa, è stato riscontrato un aumento della mortalità dei consumatori di cocaina. Ma quali problemi potrebbe causare l'uso di questa sostanza? Ne parliamo con Roberto Cafiso, responsabile del SERT, Servizio per le Tossicodipendenze di Siracusa. Benvenuto, dottor Cafiso. Salve, grazie per l'invito. Grazie a lei. Dunque, dottor Cafiso, cocaina tagliata male aumenta la mortalità tra i consumatori nella provincia di Siracusa. Ecco, cosa comporta, questa situazione per la salute, di queste persone che poi, appunto, oltre a consumare cocaina, in più, consumano una cocaina, una sostanza che è tagliata in maniera pericolosa? Allora, dobbiamo fare una precisazione. Io in realtà non sono a conoscenza del dettaglio dei dati per quello che riguarda la nostra provincia. Sicuramente so che c'è stato un incremento dei consumi un po' in tutti i set, vorrei dire d'Italia, causa anche la pandemia, e quindi abbiamo degli accessi che si sono più che duplicati. E questo comporta che chiaramente i rischi del consumo e quindi dell'abuso mettano a repentaglio la salute dei cittadini. Tagliata male intendiamo essenzialmente questo: la quantità di prodotto puro viene incrementato da altre sostanze che solitamente sono degli anestetici, proprio per ricavarne un maggior profitto nella vendita. Chiaramente queste sostanze con cui la cocaina viene tagliata, danneggiano l'organismo. Questo ulteriormente rispetto al principio attivo della cocaina. Questo è il rischio principale a cui vanno incontro i consumatori. Ecco, dottor Cafiso, ma ci possono essere delle ripercussioni a lungo termine? Appunto, qui parliamo di un aumento delle mortalità addirittura. Sì, guardi, le sostanze da taglio più comuni, gliene cito qualcuna: la chetamina, che è un anestetico che viene usato anche per gli animali, per i cavalli, la lidocaina, la benzocaina, sono tutte sostanze che purtroppo servono per tagliare, per arricchire la sostanza venduta al dettaglio. Si tratta di anestetici che purtroppo amplificano l'effetto della cocaina. L'amplificazione consiste nell'avere un'eccitazione che si tramuta in frequenza cardiaca che schizza, pressione arteriosa che si incrementa, e quindi il rischio è quello di aritmie e di arresti cardiaci. Tra l'altro sappiamo che molti screzi cardiologici, anche nei giovani, oggi sono in incremento proprio perché l'utilizzo di cocaina abituale in pratica indebolisce il sistema cardiovascolare e quello cerebrale. Certo, quindi appunto il rischio di morire di infarto è alto. Ecco, cosa possiamo consigliare a chi già soffre di aritmia? Beh, è chiaro che i trattamenti, diciamo, per i soggetti che hanno già delle difficoltà cardiologiche vanno trattate dallo specialista. È ovvio che il principio, ingenuo, se vuole, sarebbe quello di non assumere la cocaina, che comunque, per quanto si possa, fronteggiare con, farmaci, che hanno come scopo quello di arginare
gli effetti da ipercitazione del cuore o della pressione rappresenta da solo una spina irritativa importante per il sistema cardiovascolare. E quindi il suggerimento è rivolgetevi ai servizi pubblici, al SET in particolare, dove c'è la possibilità di vezzarsi, di disassuefarsi dalla sostanza, il che da soli è pressoché impossibile. Tra l'altro nei SERT è garantito anche l'anonimato. Certo, l'utente può richiedere l'anonimato nei confronti di terzi e tra l'altro gli operatori dei SERT hanno le stesse prerogative sancite dal codice penale di tutela della privacy analoga a quelli degli avvocati difensori. Quindi l'utente è garantito nell'anonimato, ma soprattutto è garantito nel trattamento gratuito, perché immaginerà che su questo versante ci sono molti specialisti improvvisati che lucrano sulla patologia. E quindi il servizio pubblico garantisce anche a costo zero un ventaglio di operatori professionalmente adeguato. Certo, ecco, noi la ringraziamo per essere stato qui con noi oggi, il nostro ospite. Salutiamo appunto il dottor Roberto Cafiso, responsabile del SERT, Servizio per le Tossicodipendenze di Siracusa. Grazie. Grazie a voi, arrivederci.